Aeroporto di Las Palmas de Gran Canaria, punto di partenza per il viaggio in Italia che ci porterà al Web Marketing Festival 2022. Volo, come sempre in ritardo, per poi finalmente arrivare a Rimini. Ad accoglierci nella Fiera di Rimini ci sono trampolieri, giocolieri e trampolieri che davvero ci permetteranno di iniziare a vivere questa atmosfera di un festival che è fatto da amici per amici. Questa è l'atmosfera che si respira. È davvero emozionante entrare attraverso le porte girevoli e scoprire il mondo che ci avevano preparato gli organizzatori. Ci siamo! Prima edizione del Web Marketing Festival alla Fiera di Rimini. In questo video parleremo delle prime volte, no, non quella che stai pensando tu, ma non vedo l'ora di raccontarti questo evento, che è l'evento più importante italiano per le persone che lavorano nel marketing e lavoro di aggiornamento, soprattutto dopo due anni tappati in casa con gli eventi impossibili. Questo sarà un video dove ti racconterò le emozioni che si vivono al Web Marketing Festival, ma resta fino alla fine perché darò il mio piccolo contributo con un caso studio sulle 7 migliori automazioni. A tra poco! Davvero tante persone, tante emozioni per il palco di apertura con grandi ospiti come Frank I Energy, molti attivisti che ci hanno aiutato a comprendere che il nostro lavoro, quello di marketer, quello di imprenditori, non è fatto solo di social, di advertising e vendite, ma che in realtà il nostro ruolo è un ruolo più ampio, probabilmente dovrebbe essere più ampio, per sensibilizzare e avere rispetto per il mondo nostro e quello che lasceremo ai nostri figli in futuro. Va là, che bella gente che si incontra! Ovviamente ho fatto una scorpacciata di libri che non riesco a far arrivare a casa alle Canarie e che quindi ho comprato approfittando della fiera. Sale gremite, quasi 36.000 partecipanti per questa edizione del Web Marketing Festival, un trionfo soprattutto calcolando la nuova location e grandi personaggi e grandi persone dietro a ogni speech. Ragazzuoli, che giornata! Davvero, e nonostante sia stata la mia prima volta al Web Marketing Festival, è stata proprio un'atmosfera familiare. Molto bella la gente che ho conosciuto nuova, bellissima gli amici che ho potuto riabbracciare dopo anni di senza vederli.
Prima volta del Web Marketing Festival nella nuova location, ma una bellissima prima volta, davvero molto interessante, talk di una qualità incredibile, super lavoro dell'organizzazione, non vedo l'ora che arrivi domani per potermi gustare la seconda giornata del Web Marketing Festival 2022. Ciao! Hola Automatiker! Hola Automatiker! Hola Automatiker! Hola Automatiker! Seconda giornata al Web Marketing Festival con una novità! Sono appena arrivati i nuovi bigliettini da visita! Woohoo! Riserva serigrafica sul fronte, bianco su bianco, è chiamata anche verniciatura UV a zona e retro con i dati. Dimmi cosa te ne pare nei commenti! Un festival anche per le famiglie e per le persone che hanno problemi di disabilità, ma soprattutto un festival di innovazione con tanti robot, tante innovazioni, tante visioni su quello che potrebbe essere lo scenario della nostra vita futura. D'altronde, il tema era We Make the Future. E questa seconda giornata al Web Marketing Festival si apre per me per la prima volta il primo giorno che dedico a guardare gli stand. Non li conoscevo e ho conosciuto tanti strumenti fighi che troverete sul canale. Anzi, a proposito, se non l'hai ancora fatto, magari è un'ottima idea quella di iscriverti al canale attivando la campanellina, di modo che quando presenterò queste nuove frigate, ma in generale strumenti di automazione, marketing, vendita che ti aiuteranno a vendere di più senza stress, magari li scopri prima dei tuoi concorrenti. E ti confesso che inizio ad essere anche abbastanza emozionato per lo speech di domani, in cui inizierò a raccontare 7 automazioni inedite. Non vedo l'ora di cavalcare il palco, salire sul palco e iniziare a raccontare, come ti dicevo, 7 automazioni, 7 casi studio con strategie e strumenti per automatizzare in realtà 7 aspetti diversi del business. Parleremo di automazioni di lead generation, parleremo di automazioni di vendita, parleremo di un flusso con un chatbot molto particolare, parleremo di contratti, parleremo di automatizzazione dell'agenda e di altri 2 o 3 argomenti che saranno davvero delle chicche. Se magari anche in questo caso ti interessa scoprire alcune delle automazioni presentate al Web Marketing Festival 2022, ricordati che me lo puoi chiedere nei commenti. E soprattutto grandissimi personaggi, ma grandissime persone, tra i vari speech, tra i vari palchi in contemporanea, il main stage, gli stand, davvero si respirava un'aria molto molto affascinante, molto interessante, molto appassionata, ma soprattutto davvero con gente che sapeva il fatto suo. Ed ecco che è arrivato il mio momento di salire sul palco e condividere le 7 strategie, 7 casi studi di, come ti ho accennato, ho parlato di lead generation, di follow up, di strumenti e hack per chi visita il tuo sito, per la segmentazione, per la programmazione dei social, per trovare una strategia tramite chatbot Facebook per identificare lead caldi, automazioni dell'agenda, automazioni e semplificazione dei contratti. Insomma, davvero un bello speech che sembra essere piaciuto davvero tanto alle persone che hanno partecipato. Anzi, se sei tra loro, scrivimelo nei commenti e dammi il tuo feedback. Hola Automatikers! Hola Automatikers! Hola Automatikers! Hola Automatikers! Hola Automatikers e futuri Automatikers. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Stefano, sono il CEO di Automatiking.
Un'emozione unica che letteralmente chiude il mio Web Marketing Festival 2022, perché è stato l'ultimo speech della sala della Marketing Automation. Davvero interessante poter salutare tutti i presenti e virtualmente darci appuntamento nel 2023, nella prossima edizione del Web Marketing Festival. Spero di conoscerti, spero di incontrarti il prossimo anno e, come sempre, un abbraccio forte dalle Canarie e buone automazioni a tutti. Ciao! Hola Automaticers! Hola Automaticers! Hola Automaticers! Hola Automaticers! Hola Automaticers! Alla prossima!